Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con la 670 di Nvidia, per essere precisi, quindi parliamo di una scheda video GeForce. Nello specifico parliamo di un doppio slot che andremo ad impiegare in un paio di computer shuttle, sono dei Barebone, li trovate, basta andare a googlare shuttle computer, shuttle proprio come lo Space Shuttle per capirci. E questa scheda video, quindi andremo a vederla, a testarla all'interno di questo paio di computer da salotto, per capirci, per vedere le capacità, la tenuta termica delle due soluzioni shuttle, per capire un attimino in che modo si riesce a creare un computer da salotto con una buona grafica, quale questa Nvidia, e considerando comunque sempre come target essenziale quello di contenere l'estensione del computer stesso. Abbiamo assemblato Zeus, l'abbiamo già testato anche in overclock, ovviamente Zeus è basato su Cosmos 2, quindi necessariamente più grande. Adesso andiamo a vedere la grafica in questione, eseguiamo lo spacchettamento così per capire anche noi quanto si richiede come spazio e soprattutto se il risultato finale è valido anche nel caso di utilizzo di computer tutto sommato compatti come sono le varianti shuttle. Come vedete noi abbiamo il modello reference, quindi non abbiamo personalizzazioni di alcun tipo. Questo è il layout pulito che trovate all'interno della soluzione di vendita. È ovvio che insomma, sul mercato esistano tanti partner di Nvidia che vanno poi a creare anche soluzioni personalizzate, ci mancherebbe, sono altrettanto valide e spesso riescono a esprimere anche prestazioni migliori. In questo caso noi abbiamo appunto il modello reference. Come vedete abbiamo il modello imbustato, come vedete è quindi protetto, marchio Nvidia in bella evidenza, vediamo di farvelo vedere, marchio Nvidia vicino alla ventola della bugia, andiamo quindi a estrarre il tutto dal relativo sacchettino, così da notare il paio di DVI, HDMI e DisplayPort. Come visibile quindi noi abbiamo una griglia parziale, un paio di uscite digitali, quelle che normalmente adesso vengono date di default con i nuovi schermi, un HDMI utile per esempio per il collegamento con il vostro sistema multimediale domestico, per esempio il televisore. Tutti quelli di ultima generazione hanno almeno una connessione HDMI e una DisplayPort che vi permette in pratica di utilizzare al meglio la scheda con schermi ultra definiti. Questa è la scheda, sarà quindi da noi utilizzata all'interno del paio di shuttle per capire un attimino quale spazio di manovra abbiamo. Ovviamente quindi poi andremo a condividere, creare dei focus per voi, andremo a condividerli quanto prima. La demo sullo spacchettamento ad ogni modo termina così, non c'è altro da mostrarvi, io quindi vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online, un saluto a presto da Giuseppe Ragozzino.